Presidente. Da diversi anni è in progetto uno stoccaggio di gas nella concessione San Potito e Cotignola Stoccaggio. Questa concessione è stata rilasciata da Edison Stoccaggio Spa. E quando Edison ha cominciato a lavorare su questa concessione però si è accorta che qualcosa non andava. Quindi Edison ha proposto di fare ulteriori rilievi, i famosi rilievi 3D. Sostanzialmente si tratta di un rilievo geofisico fatto con onde riflesse poi registrate in superficie. Una volta acquisiti però questi dati sono stati negati a richieste di vari consiglieri comunali. Prima adducendo il fatto che erano disponibili solo presso la sede di Milano di Edison, poi per altri motivi. A questo punto anche io ho fatto una richiesta di accesso agli atti e anche a me non sono stati forniti. Edison non è obbligata a fornirli se le amministrazioni non richiedono. Ora ci chiediamo perché la Regione Emilia-Romagna non ha richiesto questi dati. La Giunta regionale ha provveduto a richiedere alla Edison Stoccaggio SPA i dati relativi al rilievo geofisico 3D effettuato nell'ambito della concessione di stoccaggio gas San Potito e Cotignola con nota del 15 dicembre 2015. Tale documentazione relativa al rilievo geofisico è stata trasmessa dal proponente alla Regione Emilia-Romagna in data 4 febbraio 2016. Confermo quindi al consigliere Bertani che la documentazione, qualora richiesta, può essere trasmessa al consigliere. Allora, confermo altresì che i dati possono essere utilizzati solamente per i compiti istituzionali della Regione Emilia-Romagna, con l'obbligo di mantenere riservati per i soli fini istituzionali dallo stesso consigliere, il quale, qualora volesse renderli noti, dovrà preliminarmente ottenere l'assenso della società Edison Stoccaggio SPA. Grazie Presidente. Beh, intanto sono felice che la Regione abbia deciso di acquisire quei dati, proprio perché quei dati, secondo me, la Regione, per i fini istituzionali della Regione, può utilizzarli. Anche perché, intanto, non li userò certamente per fare io proposte di stoccaggio, visto che sono contrario. Quindi il fine di avere quei dati è quello di utilizzarli anche ai fini degli impatti e della sicurezza, anche perché mi risulta che dai primi sondaggi di microzonazione, quindi un'altra cosa, fatte su quel territorio, sembra che questo territorio sia soggetto al fenomeno di liquefazione sabbiosa in seguito a sisma, quello che poi ha colpito l'Emilia nel 2012. Quindi avere dei dati ulteriori su come funziona il nostro sottosuolo, mettendoli insieme agli altri dati rispetto alla microzonazione, mettendoli insieme anche ai dati del famoso rapporto Ichese, possiamo costruire un quadro multidisciplinare che ci può aiutare a capire che cosa succede nel nostro sottosuolo. Anche perché è vero che quei dati sono riservati, ma quei dati in parte li paghiamo anche noi. Perché? Perché quando Edison fa un progetto di stoccaggio, riceve dallo Stato, poi tramite la Regione, anche un rimborso di alcuni costi che va a sostenere per fare questi studi, tanto che ha già ricevuto un sostanzioso contributo di 3.600 milioni da parte della Regione Emilia-Romagna. Quindi quei dati direi che sono importanti per noi, anche perché a me sembra che qua facciamo un po' i piccoli stregoni, cioè si va avanti per tentativi. Si è detto facciamo questo stoccaggio, non c'è nessun problema, poi invece al primo tentativo ci si accorge che ci sono delle sovrappressioni, poi dobbiamo fare lo studio 3D, poi sappiamo che possono esserci delle interferenze sismiche creando delle sovrappressioni e qui ci sono dei dubbi da risolvere. Poi vediamo gli esempi, come succede in California, che di fronte a uno stoccaggio che non tiene bene, abbiamo riemissione in atmosfera di metano.